Ciao, dovete capire una cosa, quando voi fate un hack e la volete mettere su YouTube o altri siti, quantomeno, fossi in voi, la ricontrollerei, nel senso che la rigiocherei da capo e vedrei se ci sono cose sbagliate prima di pubblicarla. Questa fase si chiama appunto beta testing, perché serve per testare la beta di un gioco prima di rilasciarlo. E quindi non so, dopo aver fatto un controllo, rilasciato il gioco e ci sono ancora degli errori. Però quel gioco è in fase beta, quindi è tempo di correggere dentro la fase finale. Ok, questo gioco è in fase finale. E lo screen che ho messo ieri sera su Facebook, cioè ieri sera, lo pubblicherò sabato, quindi 2 giorni fa su Facebook, vi faccio vedere tipo qui adesso, puff, è solamente un'anteprima dell'iceberg, la punta dell'iceberg, no? Avete presente? Ecco, ed è ciò che ho visto io. E basta, non sono andato oltre quella frase. Proviamo. Sì, vabbè, l'intro di Rosso Fuoco. Ah già, non vi ho detto, questo gioco si chiama Pokémon Sole e Luna GBA. Sì, vabbè, solite cose. Eccoti su Pokémon Sole e Luna. Esplora l'isola di Mele Mele, sconfiggi 2 palestre e il guardiano di Mele Mele. Posto? Beh, io sono il... onesto. Un saluto anche a chi mi ha supportato per questo progetto. Kiko the Crow e il buon Banet97. Il Bano. Dai, ora gioca, punto. Premia per iniziare. Va bene. Ah, che caldo. Oh, sei tu. Benvenuto nel mondo dei Pokémon. Il mio nome è Ok, non l'avrei mai detto, ma tutti mi chiamano il professor Pokémon. È abitato da creature chiamate Pokémon, non so cosa, però è abitato. Forse è il bar in centro al paese. Per la gente i Pokémon sono schiavi, per altri amici. Io invece gli studio, è la mia professione. Vuol dire? Adesso parlami un... No, dimmi, maiuscola a caso senza lo spazio dopo una virgola ti scuoio. Sei un maschio oppure una femmina, un ragazzo? Bene, bene, inizia con il dirmi il tuo nome. Perché sono nero? No, sembra uno di quei becchini che ti ritrovi ogni tanto. No, come lo chiamo? Vabbè, dai, andiamo sul classico. Bene, il tuo nome è Halp? Sì, questo è un tuo amico. Vive da sempre nella regione di Alola. Mi ricordi come si chiama? Si chiama Gneppe? Sì, ora qua... Mi è morta la punteggiatura. Sì, Pokémon, non devi badare la punteggiatura, ma il gameplay sì, ma porco schifo, state zitti. Stai per andare nella regione di Alola. Divertiti e cattura i nuovi Pokémon Coraggio. Ma voi, queste hack, le fate apposta così male per farmele recensire? E miau tua madre. Mamma. Questo è il tuo momento di diventare il più forte allenatore Pokémon, impegnati qui nella regione di Alola. Ma io sono a Biancavilla. Quanto volete che si attiva lo script del Professor Oak? Ma dove vai? No, seguimi tutti i giorni. Uffa, non ne posso più. Spazio bianco. Gnep? Perché? Oh, giusto, lo ricordo. Tu Halp, scegli questi 3 Pokémon. Bla 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 bla. Ho capito, devo... Tu stai buono, ragazzo mio. Prima devo sceglierlo io, perché sono il favorito del nonno. Anche se non è mio nonno. E c'era il testo slow, non so perché. Grazie. Vuoi dare un soprannome a Litten? Certo. Cos'è quel coso? Oddio! Niarf! Dov'è la F? Ecco.
Perché riceve Rowlet? Teoricamente dovrebbe ricevere Poplio, d'accordo. Va bene lo stesso. Grazie. Qualcuno ha mangiato quel pezzo di strada e penso anche di sapere chi sia stato. Ok, siamo alla prossima città, città ingranaggi. Ok, andiamo con la c'è il Pokémon Market. Ehi, vieni da Pallet. Oddio, lo script originale, ti prego. No. Ok. No. Io uso le Master Ball, le adoro. Grazie al c***o, faccina sorridente. Ma questo è un Pokédex, è strano, il Pokédex si è appena messo in volo. Dal Pokédex è uscito un Rotom. Hai ottenuto Rotom Pokédex. È fatto anche decentemente, peccato che non sia suo. E ha Sand Attack, perché ha Sand Attack quando non... Allora, voi sapete che secondo la fisica dei Pokémon, una persona di 1,70 m non può superare un cespuglio. Quindi come c***o ci fai a entrare? E allora andiamo verso nuove avventure. Fiori messi a casissimo. Passa per quella porta, mi raccomando. Ah, buona fortuna. Lo spazio dopo la virgola. Buongiorno, un cazzo. Ok. Isola della roccia. Isola Spark. Team Instinct confirmed. A 14. Ok, io mi chiedo effettivamente, c'è qualcuno che trovi bello questo gioco? Sparatemi! E ragazzuoli, prima di chiudere vorrei farvi una proposta. Anzi, una domanda. Vi interesserebbero dei tutorial su come fare a Chrome? Perché sarei anche disposto a portarli sul canale, però vorrei almeno prima la vostra approvazione. Fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando, passate dal nostro canale Telegram, che troverete qui in descrizione, e anche dalla nostra pagina Facebook. E vado a tagliarmi le vene.